cosa ne pensa di chi dice crush? You're back. Personalmente non mi pesa. Elliot! Allora, Fantastic, Potto, Malfurion, Yarkal, mostri sul tubo, Nero DMC, Cable, ringraziate Elliot perché ha regalato altri 7 abbonamenti. Eh sì, building up a thick. Thick Samael, infatti mi sa che andiamo adesso. Sei a casa? Sono andato a fare shopping oggi. Il frigo è pieno di cibo. Allora, salviamo. Andiamo a farci Samael. Dieci o niente? Dici che la portiamo al 10 prima di fare Samael? E che Samael lo vorrei prima di entrare nel prossimo dungeon, però in effetti non abbiamo fretta. Parliamo con Dojima? Parliamo con Dojima. Hey. Cos'è chiediamo a Dio? Mi fate una domanda e io la porgo direttamente a Dio. Cosa parlate, bacchette? Sembra che stiamo avendo bla bla bla. Dopo questo bla bla bla. Ogni anno bla bla bla. Libri di testo. Haiku. Al contrario dei senryu contiene il kigo, che sono le parole o le frasi che possono essere associate a una stagione in particolare. Quale dei seguenti è un kigo per l'autunno? Rain? I suppose. Persona 4 095. Brisk. Chi è? Non mi interessa. Sapete che è possibile che ci sia, che non ci chiederà mai di uscire la tizia? Allora, stavo controllando una cosa, appunto. Moon Arcana. Strength Social Link, sì, giusto.
Sì, è possibile. Allora, andiamo a parlare con la tipa. Teddy che ci fa lì? Teddy era in classe, ma lo caccio fuori a calci in culo. Ciao Stefano. Che cazzo ci fai con tu? Ehi sensei, stai andando a casa? Che cazzo ci fai qua? È in visita? Oh, speriamo non causi problemi. Possiamo uscire con Yukiko. Usciamo con Yukiko? Usciamo con Yukiko. Non è ancora pronta. Allora mi sa che una sera usciamo con Yukiko per farla salire. Last one. Nurse office. Faculty. Counselor. Non mi ricordo dove cazzo devo andare. Secondo piano forse? Perché non chiedi di andare fuori? Non lo so! Leggevo che potrebbe essere... Che potrebbe essere rotto il social link. Ah, dobbiamo andare nel practice. Allora, prima andiamo a vedere se c'è Adachi. No. Teoria non dovevi sbloccare l'ultimo viaggio con lo scooter, vero. Ma prima volevo andare un attimo Yasugami per sbloccare un arcano. No, 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 non devo sbloccare quelli dei club sportivi. Già fatto quello. Science Lab. Drama. Economia domestica. Sala di cucito. Ciao Ameten. Devo andare per trovare l'ultimo social link di sto deficiente. Classe di inglese. E allora andiamo a fare lo scooter. Dojima Residence.
Oh. Sei arrivato a Okina City. Ora sei puoi finalmente fare il viaggio lì. Ciao. Kairos, grazie per il sub. Benvenuto tra i membri squadrone della morte. Cosa vuoi tu? Mining for Steelish Formal Wear. Tu che cazzo vuoi invece? Hold it! Circa il 16 aprile potrò entrare tra i membri dello squadrone della morte del Sì. Aspetto quel giorno come il Natale. Signora. A posto? Poliziotto? Allora, questi sono i vestiti, sono semplicemente delle skin per i personaggi. Che non inizierà il good morning domani, dipende da che ora mi sveglio. Oh, ok, li abbiamo finiti. Te. Possiamo tornare a casa. Yes. Oh, non abbiamo perso la giornata. Fantastico. E allora, Yasogami? Proviamo a cercarlo. Proviamo a parlare con te. No. Vediamo un attimo. Social link. Hangman. First floor in the learning building. Ma ce l'abbiamo già l'hangman noi. Non lo so. No, non ce l'abbiamo, Lang. Dove cazzo è quel coglione? Eccoti! Oh, Roy, c'è qualcosa che ti serve? Oh, questo è. Avresti potuto anche buttarlo. Questo era il fazzoletto di mia sorella. Mia madre me l'ha messo nella borsa per sbaglio. Nessuno lo usava più, quindi sono sicuro che questo fazzoletto è contento di essere in grado di soddisfare il proprio dovere. Thank you. Grazie. Sua espressione di gratitudine. No, grazie No, a te. it's No, okay. va tutto bene, sul serio. Oh, io I'm sono Naoki Naoki Konishi. Konishi. Scusami per averti detto che ti odiavo la prima volta che ci siamo incontrati. Non è un problema. Grazie Thank God. a Dio. Hai ottenuto l'arcano dell'appeso.
L'ultima volta, quando sono venuto al meeting, ho messo tutti a disagio, vero? Dopotutto, sono stato licenziato ufficialmente dall'associazione. Mi hanno detto di non venire più agli incontri. Beh, non è colpa mia. Sono stato lasciato indietro. Se a te va bene, magari possiamo divertirci ogni tanto. In genere sto di fronte al negozio di liquori all'inizio della settimana. Do una mano lì. Beh, io vado. Goodbye. La PES! Ciao Noki! You're back. Sei a casa? Sì, lo so! Abbiamo fatto questo. Dovrei fare salire l'understanding. No, quando piove possiamo andare a mangiare. Let's go. Passiamo tempo con Kodojima. Sembra che Kodojima stia cercando qualcosa. Era qua prima. Maledetti ragazzini. Ma non gli... maledetti bambocci. Non gli insegnano a... a fare come si devono le scartoffie? Scusami, non parlavo con te. Posso dare una mano? No. No, va tutto bene, non ti preoccupare. Stavo cercando di trovare un vecchio articolo di giornale. Cadeva a pezzi, quindi ne ho fatto una copia, ma... la copia sembra essere sparita. C'era un certo caso di cui, per cui non avevamo ancora un sospettato. E visto che la traccia si stava raffreddando, sta per essere sommerso dai casi nuovi. Ma non posso arrendermi. Mai. Jima ha uno sguardo concentrato, adombrato. Papà... Cosa c'è? Mi fa male la pancia. Oh. È qualcosa che hai mangiato? Mi sento come un dolore al pancino. Cosa? Chiamo il dottore. No, aspetta. È già successo. È la stessa sensazione. Non lo so. Ok. La medicina che avevamo usato è... Cavolo, ma chi chiama a quest'ora della notte? Dojima, che cosa c'è? Una lettera sigillata per me. Ed è Ichihara. Quando è arrivata? Lo hai dimenticato? Sto arrivando. Devo andare. La medicina dovrebbe essere nel kit di primo soccorso. La lascio a te. Dojima se n'è andato. Qualche ora dopo. Dojima è tornato a casa. E sembra essere di cattivo umore. Roy, sei ancora in piedi? È tardi, va a dormire. Ma Nanako... Sta zitto, non è il momento! No, scusami. È una questione personale. Dojima si scusa. Come sta, Nanako? Sta dormendo. Bene. Thanks. Sei stato di grande aiuto. Dojima sembra portare un grande peso. Che cos'è che tiene racchiuso nel suo cuore? Senti un legame che si sta approfondendo con Dojima. Si sta facendo tardi, io vado a dormire. Buonanotte, Roy. Oggi piove. Che stile di gioco è Persona 4? È un JRPG.
Lui è qua, quindi non possiamo portare avanti il social link. Quindi possiamo portare avanti il San Arcana o andare a mangiare di bestia. La sera potrebbe essere utile. Non c'è Kanji. E andare a mangiare. Andiamo a vedere se c'è Adachi prima. Non c'è Adachi. Finalmente dovremmo riuscire a finire sto cazzo di pasto. Hai accettato il Rainy Day Special Mega Beef Bowl Challenge. Ma come ancora? Non basta. Non basta mai, Cristo. Ma è tornato. Ciao, Dojima. Let's go. L'articolo di giornale. Ah, già, l'ho trovato. Eri preoccupato. Riguardo a Chisato, mia moglie, quando è stata uccisa da un pirata della strada. Te l'avevo già raccontato del caso di cui non avevamo sospettato. Hai capito? Non c'è altro da dire. Non c'è nient'altro che possa dire in questa casa. Fermiamoci qui. Allora usciamo. Hai vinto tu. Lei, la madre di Nanako, è stata investita mentre andava a prendere Nanako all'asilo. Era una giornata fredda e non c'erano testimoni, quindi non l'hanno trovata molto, se non molto dopo l'incidente. Finché non me l'hanno detto, Nanako è rimasta ad aspettare all'asilo, da sola. Aspettava una madre che non sarebbe mai arrivata. Non riuscivo a dire a Nanako che sua madre era stata uccisa. Che suo padre, il cui lavoro era catturare i criminali, non era riuscito a trovare nemmeno una pista. Ma non mi sono arreso. Prenderò il cattivo. Non ho bisogno di una vita privata per farlo. Nanako capirà. È questo che vuole. Anche se non è ciò che vuole adesso, lo capirà un giorno. Me lo devo ripetere. Dojima sembra esausto. Sorry. Mi dispiace. Lasciami solo, per favore. Roy. Thanks. Grazie. Senti il dolore di Dojima. Povero Dojima. Ciao Foxy. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Yo. Yosuke-senpai hasn't even started packing. He's all like, was that tomorrow? Oh, domani c'è la gita, Cristo! Yosuke non ha nemmeno iniziato a fare le valigie. Era tutto tipo, ma è domani? Che cazzo gli prende? Tu sei fin troppo esaltato per sta storia. Insomma, ti preoccupavi anche di quante scatole di cracker degli animali portare. Rimarremo lì soltanto per due notti, coso? E poi sono abbastanza sicuro che li abbiano i combini a Port Island. Sono serio? Non ho mai lasciato questa città, quindi... Mi chiedo se gli omicidi... Here got as much play over there too. Ah, se gli omicidi hanno fatto notizie anche là. Tipo quel tizio, Mitsuo Kubo.
Lo stanno ancora mostrando in TV qua. Tutte le volte che cambio canale sulla TV, i telegiornali mostrano tipo che cosa ha scritto sul suo annuario. Fa incazzare. E cazzo di media che continuano a sbattere insieme qualsiasi cosa riescono a trovare su quel tizio, per farlo sembrare ancora di più un criminale nato. La gente pensa di poter dire quello che vuole su un tizio che è stato marchiato come un criminale. Non mi sembra giusto. Sono d'accordo. Cioè, lo odio ancora, però non lo so, essere stato coinvolto, ho cominciato a realizzare come la maggior parte delle voci siano è un casino. Beh, devo ammetterlo, le notizie possono can be pretty out there. Possono essere un po' fuori. Ehi, è Naoto. Ehi, come va? Buongiorno. Ah, già, io devo fare cose oggi. Ci vediamo. È un casino quello. Alleluia. Sta stronza. Ah, sei tu. Ehi, ti va di saltare scuola? Non ti preoccupare, torneremo prima dell'ultima ora. Certo, perché no? Davvero? Bene, allora ci vediamo alle scarpiere. Okina City, di fronte all'Okina Station. Ehi, ti ha trascinato qua. Mi sento così bene. Sapere che tutti quanti gli altri sono bloccati a scuola a studiare mi fa sentire veramente bene qua fuori. Ma ci sta ogni tanto. Davvero? Sono sorpresa che tu sia così aperto di mente. Ti pensavo un figlio di papà. No, non un figlio di papà, ma un cocco di mamma. Non è che lo faccia tutte le volte. E poi, visto che hanno cominciato a tenere conto delle mie assenze e il mio comportamento a scuola, sto cercando di fare la brava ragazza. Beh, basta chiacchierare, andiamo. Cominceremo dai vestiti, poi andremo in gioielleria e le scarpe e magari qualche accessorio per il cellulare, se c'è abbastanza tempo. Ehi, sembra sia preoccupato soltanto per il suo shopping. Che noia. Alexa, basta. Non sei felice di avermi attorno? Sei strano. In ogni caso, non perdiamo tempo. È bello avere uno schiavo personale. Posso comprare più cose così. Ehi, ha pagato tutto quanto con una carta di credito gold. Got money to burn? Beh, immagino che tu possa... You could call my family new money. Non so cosa voglia dire. Potremmo non avere uno status o una grande storia familiare, ma abbiamo un sacco di soldi. Il mio papino ha fatto una fortuna nella speculazione edilizia. Sarà meglio andare però, o non riusciremo a tornare in tempo. Non appena Sune School gets out, I'm number one on the guidance counselor's list. Deve controllare la mia frequenza e il mio comportamento e a volte corona il tutto con un'interrogazione, una rottura. Ma sono qua a divertirmi e tutti gli insegnanti ne sono completamente all'oscuro. Quanto possono essere stupidi. Sai cosa però? Mi sono divertita più del solito. Sei diverso dagli altri. Mi piaci. Penso che ti terrò attorno. Ma la prossima volta andiamo dopo scuola. Hai fatto la conoscenza di Aibihara. Ale. Alleluia. Uno degli ultimi arcana. Arcano della luna. You and I. È vero.
Ma vieni o no? Magari vuoi, vuoi finire sul radar del consulente anche tu. Natsu, Sior, e con oggi siamo due. Volevo informare che oggi ho preso il mega preordine da 100 euro di Persona 5. Non vedo l'ora di giocarlo. Bella, grazie per il sub per il secondo mese. Bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Uno degli arcani più difficili o sbaglio? È un po' noioso. Allora direi andiamo sul tetto come ultima cosa di oggi. Come un arcano sono disagiati. Sì. Ok, torniamo in classe. Ma Teddy sta tutti i giorni qua, mo? Purtroppo sì, credo. Non è di qua la classe, ma è di qua. Se non me da lupo era Sora Moon Moon.